rappresento Mantova Film Studio, che è un'associazione abbastanza giovane che fa cinema d'estate soprattutto. È cominciata 8 anni fa con un'iniziativa che si chiamava Onirica, su invito di questo di Mattia Palazzi, che allora non era ovviamente sindaco. E quest'anno abbiamo delle grandi idee, pensando di declinare la nostra capitale nel miglior modo possibile. E queste idee nascono soprattutto da una collaborazione molto importante con l'Istituto Luce Cinecittà, nella persona dell'amministratore delegato Roberto Cicuto, con il quale proporremo documenti d'archivio inediti, una piccola storia e 120 anni di cinema in 12 puntate, chiameremo 12x10. 120 anni di cinema perché il cinema a Mantova è arrivato esattamente 120 anni fa, il 2 settembre, e quindi un anno dopo rispetto alla data ufficiale. Dobbiamo ancora determinare i luoghi, abbiamo già qualche ospite importante e in coda, cioè alla fine di agosto, il solito festival dedicato al cinema italiano, che è una festa, con le opere prime, con momenti di incontro, lezioni di cinema e, come consuetudine, speriamo, auspichiamo, in un ospite internazionale. Abbiamo invitato Wim Wenders per una retrospettiva completa sulla sua opera.